Bella a tutti ragazzi, l'Oxiuderone anche oggi qui con voi con il nuovo video di Clash Royale. Abbiamo visto che con il nuovo aggiornamento le carte da avere obbligatoriamente nel deck sono i nuovi campioni. Ieri abbiamo visto un deck con il Principe d'Oro, oggi ve ne mostro un altro davvero interessantissimo. Principe d'Oro e Ariete da battaglia e Domatrice di Arieti come attacco principale. Il tutto supportato da due truppe potentissime in difesa, ma che possono diventare molto insidiose anche in attacco, che sono Mini Pekka e Fuorilegge. E ovviamente a condire tutto il deck abbiamo l'Arciere Pirotecnico, i Pipistrelli, lo Spirito di Ghiaccio e la Zap. Andiamo a provarlo in arena. Contro Vitamin J del clan Maryland. Arciere Pirotecnico subito. Qui gioca le guardie. Palla di neve per il nostro arciere. Fuorilegge in aiuto. E poi anche Spirito del Ghiaccio. Andiamo con questa combo. Potrebbe rivelarsi interessante. Intanto la Domatrice ha impattato violentissimo. E qui il nostro Mini Pekka deve assolutamente darci una mano. Cavaliere d'oro davanti. Subito l'abilità del cavaliere. Picchiala. Ok, Mini Pekka è completamente alone, però giustamente lui va a giocare le guardie per tankarlo. Ma io semplicemente zappo le guardie in modo che non arrivino alla mia torre. 1366 la torre in alto a sinistra, 2582 la mia in basso a destra. Potremmo ripartire. Moschettiere, giustamente lui attacca a destra, ci sta. Abbiamo il Mini Pekka comunque. Vai. Fuorilegge. Perfetto, Fuorilegge che va sul moschettiere. E ci toglie il problema e non riusciamo. Mi serve che il drago tanchi la torre. Ok, in questo modo possiamo ripartire. Un attimo, una zap velocissima per evitare. Abbiamo fatto molto bene. Mini Pekka sulla sua Fuorilegge. C'è da dire ragazzi che ho visto giocare una strega maxata al 14 ed è qualcosa di devastante. Neanche un attacco del Mini Pekka la tira giù. Non voglio fargli entrare le truppe. Potevo anche evitarmela. Comunque, se lui parte di là, io parto di qua. Potevo giocarla leggermente più veloce. Qua andiamo a fargli la torre. Ci sta. È devastante l'attacco della Fuorilegge. E qua i pipistrelli mi devono aiutare abbastanza velocemente. Potevo tankare non con il... Potevo tankare diversamente qua, ma va bene. 1200. Arciere Pirotecnico di nuovo dietro. Fondamentale che ci aiuti. Anche abbastanza rapidamente. Fuorilegge di nuovo. Potrebbe diventare un problema. Cavaliere d'oro. Speriamo di congelare qualcuno o qualcosa. Cavaliere, aiutaci tu! Ok, perfetto. 218. Ci deve tankare. Con tutto quello che si ha. Fuorilegge alta. Spirito. Zap. Let's go! Andiamo a vincere il primo game! Dai! Molto molto bene! Ma prima di andare avanti con il video, ragazzi, vi ricordo che sono gli ultimi giorni della promozione 3x2 che sto facendo con Level Up. Andate nel loro store, scegliete tre gusti a scelta e inserite il codice XIUDERONE2. Uno sarà in omaggio. Andiamo a vedere quali sono le ultime uscite. E questo qui è il pacchetto Level Up con dentro due nuovi gusti. Non lo guardo. Piano. Ouch! Ole! Ouch! Signori, lo Shiny Dragon, che è un remake, un gusto uscito quest'estate. Shiny Dragon, fammelo vedere. Ma quanto è bello lo Shiny Dragon. Ouch! Il nuovo gusto Neon, che sinceramente vorrei provare oggi insieme a voi. Sentiamo un po' com'è. Ah però. Allora, come si prepara? Per chi non lo sapesse, io qua ho lo shaker che segna fino a mezzo litro. Shaker, mezzo litro d'acqua. Ecco fatto. Un misurino di prodotto. Shake. Aia, ha il colore del mare. Vado con l'assaggio. Ma che buono!
Mirtillo e limone. Insomma, ragazzi, nuovo gusto e c'è anche una promozione. Con il codice XIUDERONE2 avrete l'offerta del 3x2. Quindi comprate tre gusti, mettete il codice XIUDERONE2, uno è gratis. Eravamo comunque arrivati sotto torre con le nostre truppe. Dentro di nuovo. E vediamo cosa riusciamo a fare contro Rebel Soul degli AM Empire. Apriamo subito con il nostro cavaliere d'oro. Porca miseria, mi sono dimenticato che quel coso esplode e fa male. Ma potrei avergli regalato tranquillamente la vittoria. Vai, sotto la torre. Torre là sotto la torre, niente da fare. Potrei avergli davvero regalato la win con quella giocata sbagliatissima. Qui su Clash non ti perdonano. Sbagli una giocata e la situazione si complica in maniera veramente immediata. Scari cuccioli per lui. Domatrice. Andiamo. Porca. Allora. La vedo veramente brutta, ragazzi. Scusatemi, ma gli scaricuccioli sono sempre stati una piaga per me. Perché hanno una potenza che io ritengo essere un po' spropositata. Soprattutto quando non hai fireball o carte per poterli counterare tutti e tre contemporaneamente. Lasciamo un attimo che attacchino la mia povera fuorilegge. Bravo! Ci sta! No, nulla da fare, incredibile. Può entrare come gli pare e piace. E io attacco di nuovo, anche se non ho Elisir. Avanti, vai a counterare. Ci sta. Troppo forti sono quei cosi, raga. Sono veramente troppo forti. Ora qui riparte con il suo barile d'ossa. Eccolo qua, infatti, barile d'ossa, che non mi permetterà purtroppo di fare niente di interessante. Lui in realtà ha un po' miscliccato. No, ha miscliccato le banane, ha miscliccato. Bravo. Semplicemente non posso fare nulla. Non ho carte per counterare questo deck, quindi ci sta che lui vinca. Se non hai le carte, non hai le carte. C'è poco da dire. Lui può tranquillamente ripartire. Lo sa benissimo. Tranquillamente con le frecce potrebbe counterarmi il mio povero arciere pirotecnico, però attenzione perché niente, ha anche il Gran Cavaliere, quindi... Ah, pure il Vortex! Ah, ok, quindi è veramente a senso unico la partita. Vediamo se riusciamo in qualche modo a ripartire. No, purtroppo non è possibile. Va bene, non si può ovviamente vincere sempre su Clash Royale, quindi una partita persa, una partita vinta. Andiamo a riprovare sul terzo game per capire se per caso ci siamo oppure non ci siamo. Intanto vi ricordo sempre, se vi piacciono i miei video di Clash Royale, un bel pollicione in su, ragazzi, e soprattutto iscrivetevi al canale. Dai che ci tengo, dai. Siamo contro Wan Chin del clan Ho Inga. Non pensavo volessero insultare così pesantemente. Princess all'11 per lui. Andiamo a togliergliela. Cavaliere d'oro dietro. Perché è pronto con una ripartenza a destra. Che cosa vuole fare? Avanti. Un'altra truppa purtroppo bruttissima per il Cavaliere d'Oro. Sono proprio gli scheletrini, ma riusciamo ugualmente, anche grazie alla zap, a rientrare. Allora, arciere pirotecnico dietro. Di nuovo il Cavaliere d'Oro. E serve che i nostri pipistrelli tolgano la situazione problematica. Perfetto, riusciamo almeno a farlo arrivare fin sotto la torre. Arciere pirotecnico a destra, pipistrelli a sinistra, tirano una hit. Così anche come l'arciere pirotecnico. Ok. Dovevo giocare la domatrice? Non saranno certo i pipistrelli a fermarmi? Dai, gioca... va bene, dai, lo sapevamo tutti. Ok. Arciere pirotecnico. Di nuovo. Serve avere un secondo di pazienza per poter rigiocare davanti
A questo punto dall'altro lato? No. Giocherà lo scheletro gigante? Non gioca nulla, questo non è stupido. Questo non è stupido. Bravo. Bravo a non aver giocato nulla sulla destra. Dobbiamo lasciare andare il cacciatore. Poco da fare, non so se abbia una zappa. Sembra di no. Mamma mia, che male che fa quel... Che male che fa, ragazzi, quel barile goblin giocato in combo. Vai, 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 rapido, rapido, mio friend. Dai, rapido, rapido, mio friend. Arciere pirotecnico di nuovo. Pronto a partire io adesso con... Vai. Dai, dai! Arriva di nuovo il barile. Eccolo! Ah, fuorilegge, giocato male! Per fortuna si è spostata! Vai! Vai! Chiudi, chiudi, chiudi! Non chiude, non chiude, non chiude! Torna indietro! Oh, GG! Più rapido, più rapido! Va bene, va bene, va bene, va bene! Non... c'è stato poco da fare! Molto bravo il nostro amico Yingan Don, che riesce a counterare tutto quanto! Io spero, ragazzi, che questo deck vi sia piaciuto, che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio grande, un bacione! Noi ci rivediamo al prossimo video di Clash Royale! Ciao! Non parte l'outro.